Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Quest'oggi la nostra assemblea è più ricca e più gioiosa perché abbiamo la gioia di accogliere due fratelli sacerdoti del rito ortodosso, Sergei e padre Igor. Ci lega un'antica e bella amicizia che è nata intorno alla realtà di San Timoteo, ecco perché sono presenti anche i cavalieri di San Timoteo. Insieme al nostro vescovo siamo stati loro ospiti in Siberia, dove attualmente c'è una temperatura di meno 30 gradi, mi dicevano questa mattina. Loro sono appena reduci dal mare, sono andati a farsi il bagno perché per loro oggi è una giornata estiva, primaverile. Ma viviamo la ricchezza di questa celebrazione nel rendimento di grazie al Signore che ci ha dato la gioia di incontrarci e di condividere la nostra fede. Questi due giovani sono i figli di padre Sergei, perché i sacerdoti ortodossi si sposano e quindi hanno anche la moglie e i figli. Vivremo insieme la ricchezza di questa celebrazione e la ricchezza anche delle differenze, perché voglio leggere un antico testo che è della Didache. La Didache è un testo comune che accomuna noi cattolici, ortodossi, perché è un testo subapostolico scritto subito dopo gli apostoli, prima della divisione nel 1054 tra l'Oriente e l'Occidente. Un testo molto bello che si ispira ad una parola di Dio di San Paolo. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Chiamati a conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace, cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Chiamati a formare un solo corpo in un solo Spirito, cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Chiamati alla stessa speranza nel Signore Gesù, raccolti a lui, intorno all'unica parola e all'unico pane di vita eterna, come i primi cristiani possiamo pregare. Ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli. Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una cosa sola, così si raccolga la Chiesa nel tuo regno dai confini della terra, perché tua è la gloria e la potenza per Cristo nei secoli dei secoli. Abbiamo dato il nostro consenso a queste verità. Ora chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo vissuta e testimoniata nella nostra vita e il Signore ci raggiunga con il dono della sua misericordia e ci renda degni di celebrare questa Eucaristia.